Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di dropshipping da Amazon, quindi se utilizzate Amazon come fornitore, parliamo degli oggetti non disponibili. Se vi vendiate su eBay, su Shopify, su Amazon, su Facebook Marketplace, se utilizzate Amazon come fornitore, può capitare di trovare degli oggetti fuori stock, perché finiscono, perché non sono più disponibili nel sito di Amazon, soprattutto in questo periodo di natalizio. Quindi cosa fare, come comportarci, cosa fare se abbiamo un cliente che aspetta un oggetto che noi non possiamo più comprare su Amazon. Ora andiamo a vedere come affronto io la situazione, come ragiono e come possiamo risolverla. Però prima mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, grazie a tutti, e andiamo ora subito a vedere che cosa fare. Allora, mi rimpicciolisco, così do spazio al software. Ok, dove mi metto? Mettiamoci qua. Allora, andiamo a vedere. Ho preso qui, ad esempio, un articolo che ho venduto giorno 13 e che è non disponibile. Come vedete, qua siamo sull'Amazon tedesco, in Germania. Allora, cosa fare? Cosa succede? Cosa succede? Prima di tutto realizziamo che non disponibile. Su Amazon capita spesso perché è ovviamente il negozio più grande al mondo, quindi c'è un rigenero di articoli molto veloce. Un articolo che è disponibile ora potrebbe non essere disponibile tra 2 ore o potrebbe avere un prezzo diverso. Quindi è importante, ragazzi, prima di tutto capire che dobbiamo evadere gli ordini il prima possibile. Perché se facciamo interbellare 24 ore o 12 ore o 14 ore tra un ordine e l'altro, c'è una possibilità molto alta che il nostro oggetto abbia dei problemi. Anche se utilizziamo un software molto buono come AutoDS, il problema è che dopo che la cliente acquista, il software non ci aiuta più perché appena è già acquistato a quel prezzo. Detto questo, dopo che abbiamo realizzato che non è disponibile, la prima cosa che io faccio è lasciarlo così, non evaderlo, lo lascio in stand-by per un po' di ore, per un giorno, ci torno il giorno dopo, perché, come vi ho detto, Amazon ha un ricambio molto veloce. Quindi può essere che ora non è disponibile, sarà disponibile tra un paio di ore, sarà disponibile domani. Capita molto spesso, se vende in 1 o 2 giorni, molti oggetti tornano disponibili, quindi vi consiglio di fare più aspettare. Però ovviamente non possiamo aspettare in eterno. Se a un certo punto l'oggetto non torna disponibile, dobbiamo muoverci in qualche modo. Perché invece di rispedire, perché il cliente sta aspettando, sia che siamo anche su Shopify, quindi cosa facciamo? Allora, prima di tutto andiamo su Amazon, quello di riferimento, in questo caso tedesco, copiamo le parole chiavi, ok? Non tutto il titolo, ragazzi, non tutto il titolo, metà titolo, comunque le parole chiavi, e cerchiamo su Amazon. Questo perché? Perché molti articoli non hanno un brand, sono articoli presi dalla Cina, tutti uguali, quindi ci sono alte probabilità e troviamo lo stesso articolo da un altro venditore, sempre su Amazon, identico, stessa marca, stessa qualità, stesso prodotto, e quindi possiamo spedirlo là. Quindi cerchiamo con le parole chiavi, se non troviamo i risultati inerenti, vedete qua c'è poco, togliamo un po' le parole chiavi, perché? Perché i titoli troppo lunghi non ci fanno trovare la ricerca che vogliamo, ok? Vediamo un po'. O niente, proviamo solo in quello generale. So che non capite il tedesco, fidatevi di me, ok, sto tagliando il titolo lasciando solo le parole chiavi più generiche. Come vedete qua spuntano di più, ma sempre come quello là non ce n'è. Ok, facciamo l'ultimo test. Allora, com'era quello? Bianco, che è stretto. Mi sa che simile non c'è, però mai dire mai. O simile, meglio, uguale. Ok. Allora, ragazzi, come vedete, non ce n'è un altro uguale. Ce ne sono molti simili, per esempio questo qua è molto simile, questo rosso, però è rosso. E comunque costa di più di quello che ci interessa, quindi lo possiamo scartare. No, non ci interessa. Poi ovviamente guardate anche gli articoli simili di sotto, qui, perché molte volte espongono articoli identici, come vi ho detto, espongono fra i suggerimenti, anche qua, quindi guardate sempre.
questo punto non siamo riusciti a trovarlo, passiamo a una seconda strategia. Copiamo l'ASIN del prodotto. L'ASIN, ragazzi, è un codice che trovate sulle informazioni del prodotto, questo qui, che sarebbe il codice di riferimento del prodotto singolo di Amazon, il prodotto su Amazon, un codice di riferimento, diciamo un ID, e questo si chiama ASIN. Lo copiamo, andiamo su Google, perché la particolarità è che gli ASIN sono uguali per lo stesso prodotto in tutti gli Amazon. Cioè, se voi avete un cappello su Amazon Italia, vendete lo stesso cappello su Amazon Francia, su Amazon Spagna, con FBA, l'ASIN sarà identico per tutti. Quindi noi incolliamo l'ASIN su Google e, come vedete, ci spuntano gli stessi articoli dagli altri Amazon. Noi eravamo su Amazon.de, abbiamo Amazon.it, Amazon.com, Amazon.co.j, che sarebbe quello giapponese, e quello inglese, perché come vedete abbiamo tutti, gli Amazon. Andiamo a vedere il primo, che è quello Italia. Purtroppo non è spesso disponibile in Italia. Perché l'abbiamo cercato negli altri Amazon? Perché se è disponibile su Amazon Italia, con FBA possiamo spedire gratuitamente in Germania dall'Italia, o comunque con un prezzo irrisorio, e quindi possiamo coprire la spedizione. Ma purtroppo non è disponibile nemmeno in Italia. Non è disponibile nemmeno in America, questo prodotto è evidentemente andato a ruba. In ogni caso, dall'America non avremmo voluto spedire, l'abbiamo detto così per curiosità, perché in America ci costa qualche $40-50 la spedizione, quindi sarebbe un'opzione non percorribile, e non è disponibile nemmeno in Inghilterra. Ok ragazzi, questo prodotto non è disponibile. Ovviamente possiamo poi andare a cercare, e dobbiamo, negli altri siti, ok? Magari troviamo altri siti, altri negozi che lo vendono. Ma non è questo il caso. Quindi cosa facciamo? Allora, a questo punto abbiamo due scelte. O cancellare l'ordine avvertendo l'acquirente con qualche motivazione plausibile, per esempio l'articolo è stato danneggiato, cerchiamo di dare la colpa ai cotieri per evitare di farci lasciare feedback negativi. Oppure, io ho visto, in questo caso, che c'è lo stesso articolo ma di colore nero, vedete? Quindi posso prendere il numero di telefono dell'acquirente, cosa che già ho fatto prima di fare questo video, già l'ho contattato, digli ciao, guarda, c'è stato un problema con i magazzini, purtroppo l'articolo è stato danneggiato, non dite esaurito perché è brutto, quindi è stato danneggiato, è caduto, si è rotto, ho provato a spedirne un altro, ma purtroppo era l'ultima unità disponibile, però vorrei comunque che tutti i miei clienti fossero soddisfatti. Che ne dici se te lo mando di colore nero, se ti piace, gli mandi la foto e glielo fai vedere. La maggior parte delle volte ti dicono sì, va bene, altre volte no. In quel caso gli dici semplicemente che lo ringrazi per il tempo, ti scusi e che verrà rimborsato nel suo pagamento in metodo originale. A questo punto lo rimborsi, ma questa è proprio l'ultima spiaggia, ragazzi, di rimborsare un acquirente, non lo faccio io quasi mai, capita davvero poche volte, perché comunque gli oggetti non disponibili poi tornano sempre disponibili, o comunque si trova un oggetto uguale o si trova un'altra soluzione, ma nel caso non doveste trovarla, lo rimborsate. Ovviamente, ragazzi, vi consiglio, perché su eBay ci sono tre voci per cancellare se utilizzate eBay: oggetto esaurito, acquirente ha chiesto di cancellare, qual era l'altro? Ah, sì, c'è stato un problema con l'indirizzo dell'acquirente. Non usate mai la prima opzione dell'oggetto esaurito, perché eBay vi dà un difetto che vi fa scendere le metriche e la visibilità degli account. Utilizzate sempre opzioni acquirente ha chiesto di cancellare o se verificate un problema. In quel caso eBay non vi darà nessun difetto, perché troppi difetti, oltre a farvi scendere sotto gli standard e a farvi abbassare le vendite, possono anche farvi sospendere l'account, ed è una cosa che non vogliamo se facciamo dropshipping su eBay. Bene ragazzi, questo era un mini tutorial su come affronto gli oggetti esauriti. Qualcuno di voi me l'ha chiesto. Ricordate sempre che potete contattare su Instagram o via email, trovate i contatti in descrizione, sono sempre disponibile a fare due chiacchiere quando posso. Grazie a tutti voi che mi cercate e mi seguite. Ricordate di iscrivervi al canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao!